Cala il sipario sulla quinta edizione del Bifest, festival sempre più amato dal pubblico. Quest'anno in 70.000 hanno partecipato agli eventi in programma. Un bilancio nel servizio di Claudia Bruno. Forse il vero riscatto del Sud parte da qui, parte dalla Puglia, perché il mugugno italiano qui sembra essersi un po' eclissato. Abbraccia la Puglia come officina per il riscatto del Mezzogiorno, Andrea Camilleri, premiato con il Fellini Platinum Award nella serata conclusiva del Bifest che incorona il capitale umano. Al film di Paolo Virzì vanno infatti premi per miglior regia, sceneggiatura, montaggio, attore protagonista Fabrizio Gifuni e attrice non protagonista Matilde Gioli. Noi l'abbiamo fatto con molta passione, anche divertendoci, anche con un certo grado così di anche di dolore, nel senso che comunque è un ritratto doloroso di un momento della società contemporanea. Premiati anche Valeria Golino, miglior attrice protagonista, Antonio Morabito per il miglior soggetto e Gianluca Arcopinto, miglior produttore per i film L'amministratore e La mia classe. È chiaro che mi fa molto piacere ricevere il premio e per me e per i due registi e per tutti, soprattutto per tutti i ragazzi che lavorano con me in produzione, quindi il riconoscimento che va a me in realtà va anche a loro. A Pivio e Aldo Descalzi il riconoscimento per le musiche di Songhe Napule. Noi abbiamo cercato di aggiungere quel ricordo del ritmo tipico dei poliziotteschi anni 70, quindi ci siamo basati su un mondo più funky, no? Però evidentemente se abbiamo vinto vuol dire che funziona.